Gli Atti degli Apostoli, capitolo 1. Nel mio primo libro, o Teofilo, parlai di tutto quello che Gesù prese a fare e ad insegnare fino al giorno che fu assunto in cielo dopo avere dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano radunati gli domandarono, Signore, egli in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? Egli rispose loro, non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato. E una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, il quale è vicino a Gerusalemme non distando che un cammino di sabato. E come furono entrati, salirono nella sala di sopra, ove solevano trattenersi, Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. E in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone adunate saliva a circa 120, disse, Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per la bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quei che arrestarono Gesù. Poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità. Ed essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Acheldama, cioè campo di sangue. Poiché è scritto nel libro dei Salmi, divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio suo lo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della risurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero, Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quali di questi due hai scelto per prendere in questo ministerio ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia,
che fu associato agli undici apostoli. Capitolo 2. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi, d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, «Ecco, tutti costoro che parlano, non sono essi Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi, Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica, e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro, che vuol essere questo? Ma altri, beffandosi, dicevano, sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera. Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole. Perché costoro non sono ebri, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per mani di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto, poiché Davide dice di lui, «Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu m'hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza». Uomini, fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al dì d'oggi fra noi.
Egli dunque, essendo profeta, e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio, lo ha resuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi, egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che il Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Capitolo 3. Ora Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, e si portava un certo uomo, zoppo fino dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse: «Guarda noi». Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina». E presolo per la mano destra lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quello che gli era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse a loro al portico detto di Salomone.
E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? L'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in mano di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo ed il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del che noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che sia per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ed ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, al pari dei vostri rettori. Ma quello che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo soffrirebbe, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e che egli vi mandi il Cristo che v'è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per la bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Mosè infatti disse: «Il Signore Dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che ogni anima la quale non avrà ascoltato codesto profeta sarà del tutto distrutta di fra il popolo». E tutti i profeti, da Samuele in poi, quanti hanno parlato, hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete i figliuoli dei profeti e del patto che Dio fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: «E nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette». A voi per i primi, Iddio, dopo aver suscitato il suo servitore, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. Capitolo 4. Ora, mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del Tempio e i Sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti. E misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi, con gli anziani e gli scribi, si radunarono in Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, e Caiafa, e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparire quivi in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono: «Con quale podestà o in nome di chi avete voi fatto questo?» Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: «Rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di esso, quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare.
e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ora essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito quivi presente con loro, non potevano dire nulla contro, ma quand'ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo: «Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente tra il popolo, divietiamo loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome». E avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro: «Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite». Ed essi, minacciatili di nuovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare per cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quello che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Ora essi, essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro dette. Ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto: perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono radunati assieme contro al Signore e contro al suo unto. E in vero in questa città, contro al tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinate che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, tendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù». E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò, e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E la moltitudine di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di un'anima sola, né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune fra loro. E gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro, poiché non v'era alcun bisognoso fra loro, perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano, portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli. Poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che interpretato vuol dire figliuolo di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendé e portò i danari e li mise ai piedi degli apostoli. Capitolo 5.
Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira, sua moglie, vende un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatane una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuore tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo. E una volta venduto, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E grande paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatesi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne circa 3 ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò, e Pietro, rivolgendosi a lei, «Dimmi», le disse, «avete voi venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Ma Pietro a lei, «Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via». Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta, e portatala via la seppellirono presso suo marito. E grande paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di pari consentimento si ritrovavano sotto il portico di Salomone, ma degli altri nessuno ardiva unirsi a loro. Il popolo però li magnificava. E di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in grande numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano su lettucci e giacigli affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. Ed anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio, e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarire del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figliuoli di Israele, e mandarono alla prigione per fare menare davanti a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione, e tornate fecero il loro rapporto dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza, e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato alcuno dentro». Quando il capitano del Tempio e i capi sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno quivi ammaestrando il popolo». Allora il capitano del Tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. E avendoli menati, li presentarono al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò dicendo:
noi vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome. Ed ecco, avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di codesto uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno. Esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Ma essi, udendo queste cose, fremevano di ira e facevano proposito di ucciderli. Ma un certo fariseo, chiamato per nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, levatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli fossero per un po' messi fuori. Poi disse loro: «Uomini israeliti, badate bene circa questi uomini a quello che state per fare. Poiché prima di ora sorse Teuda, dicendosi essere qualche grande cosa, e presso a lui si raccolsero intorno a 400 uomini, ed egli fu ucciso, e tutti quelli che gli avevano prestata fede furono sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui sorse Giuda il Galileo, ai dì del censimento, e si trascinò dietro della gente, anch'egli perì, e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi. E adesso io vi dico, non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno o questa opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non li potrete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio». Ed essi furono del suo parere, e chiamati gli apostoli li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Capitolo 6. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, radunata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovare fra voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di questa opera. Ma quant'è a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola». E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine. Ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola proselito di Antiochia, e li presentarono agli apostoli, i quali, dopo avere pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una grande quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo, ma alcuni della sinagoga, detta dei Liberti e dei Cirenei e degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e di Asia, si levarono a disputare con Stefano, e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora subornarono degli uomini che dissero: «Noi lo abbiamo udito dire parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio». E commossero il popolo e gli anziani e gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio,
e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti gli abbiamo udito dire che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia d'un angelo. Capitolo 7. E il sommo sacerdote disse: «Stanno queste cose proprio così?» Ed egli disse: «Fratelli e padri, ascoltate. L'Iddio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran, e gli disse: «Esci dal tuo paese e dal tuo parentado e vieni nel paese che io ti mostrerò». Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Carran, e di là, dopo che suo padre fu morto, Iddio lo fece venire in questo paese che ora voi abitate. E non gli diede alcuna eredità in esso, neppure un palmo di terra, ma gli promise di darne la possessione a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figliuolo. E Dio parlò così: «La sua progenie soggiornerà in terra straniera e sarà ridotta in servitù e maltrattata per 400 anni». Ma io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, disse Iddio, e dopo questo essi partiranno e mi renderanno il loro culto in questo luogo. E gli dette il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno, e Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi, e i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo venderono perché fosse menato in Egitto, ma Dio era con lui, e lo liberò da tutte le sue distrette, e gli diede grazia e sapienza davanti a Faraone, re d'Egitto, che lo costituì governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Ora sopravvenne una carestia e una grande distretta in tutto l'Egitto e in Canaan, e i nostri padri non trovavano viveri. Ma avendo Giacobbe udito che in Egitto v'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri, e la seconda volta Giuseppe fu riconosciuto dai suoi fratelli, e Faraone conobbe di che stirpe fosse Giuseppe. E Giuseppe mandò a chiamare Giacobbe suo padre e tutto il suo parentado, che era di 75 anime. E Giacobbe scese in Egitto, e morirono egli e i padri nostri, i quali furono trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo di denaro dai figlioli di Emor in Sichem. Ma come si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e moltiplicò in Egitto, finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla di Giuseppe. Costui, procedendo con astuzia contro la nostra stirpe, trattò male i nostri padri, li costrinse ad esporre i loro piccoli fanciulli perché non vivessero. In quel tempo nacque Mosè ed era divinamente bello e fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre. E quando fu esposto, la figliuola di Faraone lo raccolse e se lo allevò come figliuolo. E Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi, ed era potente nelle sue parole ed opere. Ma quando fu pervenuto all'età di 40 anni, gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli di Israele. E vedutone uno a cui era fatto torto, lo difese e vendicò l'oppresso uccidendo l'Egizio. Ora egli pensava che i suoi fratelli intenderebbero che Dio li voleva salvare per mano di lui, ma essi non lo intesero. E il giorno seguente egli comparve fra loro mentre contendevano e cercava di riconciliarli dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché fate torto gli uni agli altri?» Ma colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo: «Chi ti ha costituito rettore e giudice su noi?
«Vuoi tu uccidere me come ieri uccidesti l'Egizio?» A questa parola Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove ebbe due figliuoli. E in capo a 40 anni un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai nella fiamma d'un pruno ardente. E Mosè, veduto ciò, si maravigliò della visione, e come si accostava per osservare, si fece udire questa voce del Signore: «Io sono l'Iddio dei tuoi padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». E Mosè, tutto tremante, non ardiva osservare. E il Signore gli disse: «Sciogliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è terra santa. Certo, io ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito i loro sospiri e sono disceso per liberarli. Ora dunque vieni, io ti manderò in Egitto». Quel Mosè che avevano rinnegato, dicendo: «Chi ti ha costituito rettore e giudice?», Iddio lo mandò loro come capo e come liberatore, con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Egli li condusse fuori, avendo fatto prodigi e segni nel paese di Egitto, nel Mare Rosso e nel deserto per 40 anni. Questi è il Mosè che disse ai figliuoli di Israele: «Il Signore, Dio vostro, vi susciterà un profeta di infra i vostri fratelli come me». Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e coi padri nostri, e che ricevette rivelazioni viventi per darcele. A lui i nostri padri non vollero essere ubbidienti, ma lo ripudiarono e rivolsero i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: «Facci degli dii che vadano davanti a noi, perché quant'è a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese d'Egitto, noi non sappiamo quello che ne sia avvenuto». E in quei giorni fecero un vitello e offersero un sacrificio all'idolo e si rallegrarono delle opere delle loro mani. Ma Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come scritto nel libro dei profeti: «Casa di Israele, mi offriste voi vittime e sacrifici durante 40 anni nel deserto? Anzi, voi portaste la tenda di Moloch e la stella del dio Ronfan, immagini che voi faceste per adorarle. Perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia». Il tabernacolo della testimonianza fu coi nostri padri nel deserto, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto. E i nostri padri, guidati da Giosuè, ricevutolo, lo introdussero nel paese posseduto dalle genti che Dio scacciò dinanzi ai nostri padri. Qui vi rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora all'Iddio di Giacobbe. Ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: «Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edificherete voi?», dice il Signore, «e quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose?» Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e di orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata? Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco,
io vedo i cieli aperti e il figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando di grandi gridi, si turarono gli orecchi, e tutti insieme si avventarono sopra lui, e cacciatolo fuori dalla città, si diedero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. Capitolo 8. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui, e vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero grande cordoglio di lui. Ma Saulo devastava la chiesa entrando di casa in casa e trattine uomini e donne li metteva in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Ora v'era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria dandosi per un qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: «Costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande». E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anche egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le grandi potenti opere che erano fatti, stupiva. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Ora Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro dicendo: «Date anche a me questa podestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio ti acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità, e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo in fiele amaro e in legami di iniquità». E Simone rispondendo disse: «Pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso». Essi dunque, dopo avere reso testimonianza alla parola del Signore ed averla annunziata, se ne tornarono a Gerusalemme evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: «Levati e vattene dalla parte di Mezzodì,
sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli, levatosi, andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo, «Accostati e raggiungi codesto carro». Filippo accorse, lo udì che leggeva il profeta Isaia e disse, «Intendi tu le cose che leggi?» Ed egli rispose, «E come potrei intenderle se alcuno non mi guida?» E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco rivolto a Filippo gli disse, «Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse, «Ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato?» Filippo disse, «Se tu credi con tutto il cuore è possibile». L'eunuco rispose, «Io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio». E comandò che il carro si fermasse, e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot, e passando evangelizzò tutte le città finché venne a Cesarea. Capitolo 9. Ora Saulo, tuttora aspirante minaccia e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse, «Chi sei, Signore?» E il Signore, «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitrare contro gli stimoli». Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse, «Signore, che vuoi tu che io faccia?» E il Signore gli disse, «Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Ora gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, udendo bene la voce, ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla, e quelli, menandolo per la mano, lo condussero a Damasco. E rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né bevve. Ora in Damasco v'era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione, «Anania». Ed egli rispose, «Eccomi, Signore». E il Signore a lui, «Levati, vattene nella strada detta diritta, e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché, ecco, egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista». Ma Anania rispose, «Signore, io ho udito dir da molti di questo uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha podestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome».
Ma il Signore gli disse, «Va, perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili ed ai re ed ai figliuoli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome». E Anania se ne andò ed entrò in quella casa e avendogli imposte le mani disse, «Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo». E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista. Poi, levatosi, fu battezzato e, avendo preso cibo, riacquistò le forze. E Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco, e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliuolo di Dio. E tutti coloro che lo udivano stupivano e dicevano, «Non è costui quello che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti?» Ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saulo. Essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono abbasso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore, e il Signore gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. E i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace essendo edificata. E camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicava. Ora avvenne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E qui vi trovò un uomo chiamato Enea, che già da 8 anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico. E Pietro gli disse, «Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto». Ed egli subito si levò. E tutti gli abitanti di Lidda e del piano di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora in Ioppe v'era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costei abbondava in buone opere e faceva molte elemosine. E avvenne in quei giorni che ella infermò e morì. E dopo averla lavata, la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono 2 uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro, e come fu giunto lo menarono nella sala di sopra, e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò, e voltatosi verso il corpo disse, «Tabita, levati!» Ed ella aprì gli occhi, e veduto Pietro si mise a sedere, ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore.
E Pietro dimorò molti giorni in Joppe da un certo Simone coiaio. Capitolo 10. Ora v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta l'Italica, il quale era pio e temente il Dio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio». Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che v'è, Signore?». E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Joppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone coiaio, che ha la casa presso al mare». E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenevano del continuo presso di lui, e, raccontata loro ogni cosa, li mandò a Joppe. Ora, il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. E avvenne che ebbe fame e desiderava prendere cibo, e come gliene preparavano, fu rapito in estasi, e vide il cielo aperto e scenderne una certa cosa simile ad un grande lenzuolo che, tenuto per i quattro capi, veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e degli uccelli del cielo di ogni specie. E una voce gli disse: «Levati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «In nessun modo, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato». E una voce gli disse di nuovo la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, non le fare tu immonde». E questo avvenne per tre volte, e subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. E avendo chiamato, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, albergasse lì. E come Pietro stava pensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano. Levati dunque, scendi, e va con loro senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati». E Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Ecco, io sono quello che cercate. Qual è la ragione per la quale siete qui?». Ed essi risposero: «Cornelio centurione, uomo giusto e temente il Dio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli». Allora, fattili entrare, li albergò. E il giorno seguente andò con loro, e alcuni dei fratelli di Joppe lo accompagnarono. E il giorno di poi entrarono in Cesarea. Ora Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi incontro, li si gettò ai piedi e lo adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Levati, anche io sono uomo». E discorrendo con lui entrò e trovò molti radunati quivi, e disse loro: «Voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui. Ma Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, venni senza fare obiezioni. Io vi domando dunque, per quale cagione m'avete mandato a chiamare?». E Cornelio disse: «Sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando all'ora nona in casa mia, quand'ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse: «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Joppe a far chiamare Simone soprannominato Pietro,
egli alberga in casa di Simone Coiaio presso al mare. Perciò in quell'istante io mandai da te, e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. Allora Pietro, prendendo a parlare, disse: «In verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figliuoli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di spirito e di potenza, e come egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, ed essi lo hanno ucciso appendendolo ad un legno. Esso ha Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: «Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?» E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Capitolo 11. Ora gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anche essi ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro fu salito a Gerusalemme, quelli della circoncisione questionavano con lui dicendo: «Tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro». Ma Pietro prese a raccontare loro le cose per ordine fin dal principio dicendo: «Io ero nella città di Ioppe in preghiera ed in estasi, ebbi una visione, una certa cosa simile ad un grande lenzuolo tenuto per i quattro capi scendeva giù dal cielo e veniva fino a me, ed io fissatolo lo considerai bene, e vidi i quadrupedi della terra, le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo, e udii anche una voce che mi diceva: Pietro, levati, ammazza e mangia. Ma io dissi: in nessun modo, Signore, poiché nulla di immondo o di contaminato mi è entrato mai in bocca. Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate non le fare tu immonde. E ciò avvenne per tre volte, poi ogni cosa fu ritirata in cielo. Ed ecco che in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo. E lo Spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo. Ora anche questi sei fratelli vennero con me, ed entrammo in casa di quell'uomo. Ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: «Manda a Ioppe e fa chiamare Simone soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua». E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva:
Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque il Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Essi allora, udite queste cose, si acquietarono e glorificarono il Dio dicendo, il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e grande numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là, e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede. E grande moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle radunanze della Chiesa ed ammaestrarono un grande popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Ora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, ed uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi, predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare, ciascuno secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero, mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo. Capitolo 12. Ora, intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa, e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò a fare arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. E presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a quattro mute di soldati di quattro luna, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Ora, quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, ed una luce risplendé nella cella. E l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo, «Levati prestamente!» E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse, «Cingiti e legati i sandali!» E Pietro fece così. Poi gli disse, «Mettiti il mantello e seguimi!» Ed egli, uscito, lo seguiva non sapendo che fosse vero quello che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Ora, come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé. Ed essendo usciti, si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse, «Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati e pregavano. Ed avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo,
una serva chiamata Rode venne ad ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella asseverava che era così. Ed essi dicevano: «È il suo angelo!» Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano che tacessero, raccontò loro in quale modo il Signore lo aveva tratto fuori dalla prigione. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo ed ai fratelli». Ed essendo uscito, se ne andò in un altro luogo. Ora, fattosi giorno, vi fu non piccolo turbamento fra i soldati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode, cercatolo e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fossero menate al supplizio. Poi, sceso di Giudea a Cesarea, vi si trattenne. Ora Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui, e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace, perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, indossato l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente. E il popolo si mise a gridare: «Voce di un Dio e non di un uomo!» In quell'istante un angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato a Dio la gloria, e morì roso dai vermi. Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più. E Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme, prendendo seco Giovanni, soprannominato Marco. Capitolo 13. Ora nella chiesa di Antiochia vi erano dei profeti e dei dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen fratello di Latte di Erode il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo avere digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là navigarono verso Cipro. E giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano con sé Giovanni come aiuto. Poi, traversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno di ogni frode e di ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Ora Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Panfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e recatisi il sabato nella sinagoga si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli,
Se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Allora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse: «Uomini israeliti, e voi che temete Dio, udite. L'Iddio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto e con braccio levato ne lo trasse fuori, e per lo spazio di circa 40 anni sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo avere distrutte 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. E dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Dopo chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figliuolo di Chis della tribù di Beniamino, per lo spazio di 40 anni. Poi, rimossolo, suscitò loro Davide per re, al quale rese anche questa testimonianza: «Io ho trovato Davide, figliuolo di Esse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Dalla progenie di lui, il Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù, avendo Giovanni, prima della venuta di lui, predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele». E come Giovanni terminava la sua carriera, diceva: «Che credete voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco, dietro a me viene uno del quale io non sono degno di sciogliere i calzari». Fratelli miei, figliuoli della progenie di Abramo, e voi tutti che temete il Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato, le adempirono condannandolo, e benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo che ebbero compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro. Ma il Dio lo risuscitò dai morti, e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, il Dio l'ha adempiuta per noi, loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel Salmo secondo: «Tu sei il mio figliuolo, oggi io ti ho generato». E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: «Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide». Difatti egli dice anche in un altro luogo: «Tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione», poiché Davide, dopo aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato riunito coi suoi padri ed ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti: «Vedete, o sprezzatori, e meravigliatevi e dileguatevi, perché io fo un'opera ai dì vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse». Ora, mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la radunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio.
Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano alle cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: «Era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto per essere luce dei gentili affinché tu sia strumento di salvezza fino alle estremità della terra». E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro loro, se ne vennero ad Iconio, e i discepoli erano pieni di allegrezza e di Spirito Santo. Capitolo 14. Ora avvenne che in Iconio pure Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una grande moltitudine di giudei e di greci credette. Ma i giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque dimorarono quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa: gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi per recare ingiuria agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba, e nel paese d'intorno, e quivi si misero ad evangelizzare. Ora in Listra c'era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre a sedere essendo zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi, e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in piedi». Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce, dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi». E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, menò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi, e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nelle età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori». E dicendo queste cose, a malapena trattennero le turbe dal sacrificare loro. Ora sopraggiunsero quivi dei giudei da Antiochia e da Iconio, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città, e il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio e Antiochia,
confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo avere pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto. E traversata la Pisidia vennero in Panfilia, e dopo avere annunziata la parola in Perga, discesero ad Attalia, e di là navigarono verso Antiochia, di dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti colà e radunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro, e come aveva aperta la porta della fede ai gentili. E stettero non poco tempo con i discepoli. Capitolo 15. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba ed alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli ed anziani per trattare questa questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, traversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili, e cagionavano grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi giunti a Gerusalemme furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quanto grandi cose Dio aveva fatte con loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che avevano creduto, si levarono dicendo: «Bisogna circoncidere i gentili e comandare loro di osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione. Ed essendone nata una grande discussione, Pietro si levò in piedi e disse loro: «Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Ed io, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù Cristo nello stesso modo che loro». E tutta la moltitudine si tacque, e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo che narravano quali segni e prodigi il Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili. E quando si furono taciuti, Giacomo prese a dire: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha narrato come Dio ha primieramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. E con ciò s'accordano le parole dei profeti, siccome è scritto: dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a Lui sono note ab eterno. Per la quale cosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè, fin dalle antiche generazioni, ha chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato». Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli.
e scrissero così per loro mezzo: «Gli apostoli e i fratelli anziani ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria e in Cilicia, salute. Poiché abbiamo inteso che alcuni, partiti di fra noi, vi hanno turbato coi loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli, assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose. Poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. State sani». Essi dunque, dopo essere stati accomiatati, scesero ad Antiochia e, radunata la moltitudine, consegnarono la lettera. E quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che recava. E Giuda e Sila, anch'essi, essendo profeti, con molte parole li esortarono e li confermarono. E dopo che furono dimorati quivi alquanto tempo, furono dai fratelli congedati in pace perché se ne tornassero a quelli che li avevano inviati. E parve bene a Sila di rimanere quivi. Ma Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed evangelizzando con molti altri ancora la parola del Signore. E dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba: «Torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno». Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo giudicava che non dovessero prendere a compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera. E ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono, e Barnaba, preso seco Marco, navigò verso Cipro. Ma Paolo, scelto Sila, partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore, e percorse la Siria e la Cilicia confermando le chiese. Capitolo 16. E venne anche a Derba e a Listra, ed ecco quivi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliuolo di una donna giudea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra ed in Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, e presolo lo circoncise a cagione dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. E passando essi per le città, trasmisero loro, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno. Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di annunziare la parola in Asia. E giunti sui confini della Misia, tentarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E passata la Misia, discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». E come egli ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Perciò, salpando da Troas, tirammo dritto verso Samotracia e il giorno seguente verso Neapoli, e di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonia romana. E dimorammo in quella città alcuni giorni.
E nel giorno di sabato andammo fuori della porta, presso al fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione. E postici a sedere, parlavamo alle donne che erano quivi radunate. Ed una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva Iddio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quelli di casa, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi». E ci fece forza. E avvenne, come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e che con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito: «Io ti comando, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei». Ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati, e presentatili ai pretori dissero: «Questi uomini, che sono giudei, perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare». E la folla si levò tutta insieme contro a loro. E i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo avere loro date molte battiture, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tale ordine, li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi. Ora, sulla mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto si fece un grande terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non ti fare male alcuno, perché siamo tutti qui». E quegli, chiesto un lume, saltò dentro, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e menatili fuori disse: «Signori, che debbo io fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli, presili in quell'istessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menatili su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Ora, come fu giorno, i pretori mandarono i littori a dire: «Lascia andare quegli uomini». E il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo: «I pretori hanno mandato a mettervi in libertà, ora dunque uscite e andatevene in pace». Ma Paolo disse loro: «Dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno cacciato in prigione, e ora ci mandano via celatamente? No davvero, anzi, vengano essi stessi a menarci fuori». E i littori riferirono queste parole ai pretori, e questi ebbero paura quando intesero che erano romani, e vennero, e li pregarono di scusarli, e menatili fuori, chiesero loro di andarsene dalla città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia, e veduti i fratelli, li confortarono e si partirono. Capitolo 17. Ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei.
e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle Scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. E alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e Sila, e così fecero una grande moltitudine di greci pii e non poche delle donne principali. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza, e raccolta una turba misero in tumulto la città. E assalita la casa di Giasone, cercavano di trarre Paolo e Sila fuori al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua!» E Giasone li ha accolti. Ed essi tutti vanno contro agli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. E misero sottosopra la moltitudine e i magistrati della città che udivano queste cose. E questi, dopo che ebbero ricevuta una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. E i fratelli, subito di notte, fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi, giuntivi, si recarono nella sinagoga dei giudei. Ora questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le Scritture, per vedere se le cose stavano così. Molti di loro dunque credettero, e non piccolo numero di nobile donne greche e di uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea, vennero anche là, agitando e mettendo sottosopra le turbe. E i fratelli allora fecero partire immediatamente Paolo, conducendolo fino al mare, e Sila e Timoteo rimasero ancora quivi. Ma coloro che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima venissero a lui, si partirono. Ora, mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga coi giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui. E alcuni dicevano: «Che vuol dire questo cianciatore?» E altri: «Egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo noi sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Perché tu ci rechi agli orecchi delle cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». Ora tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano quivi non passavano il tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare quello che c'era di più nuovo. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, io vedo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: al Dio sconosciuto. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti d'opera di mano, e non è servito da mani d'uomo, come se avesse bisogno di alcuna cosa, egli che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lungi da ciascuno di noi.
Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento o a pietra scolpiti dall'arte e dalla immaginazione umana. Il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti. Quando udirono menzionare la risurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe ed altri dicevano: «Su questo noi ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Capitolo 18. Dopo queste cose, egli, partitosi da Atene, venne a Corinto e, trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro. E siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, perché di mestiere erano fabbricanti di tende. E ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diè tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto, da ora innanzi andrò ai gentili». E partitosi di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva Dio ed aveva la casa contigua alla sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. E il Signore disse di notte in visione a Paolo: «Non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te, e nessuno metterà le mani su di te per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città». Ed egli dimorò quivi un anno e 6 mesi, insegnando fra loro la parola di Dio. Poi, quando Gallione fu proconsole d'Acaia, i giudei tutti d'accordo si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale dicendo: «Costui va persuadendo gli uomini ad adorare il Dio in modo contrario alla legge». E come Paolo stava per aprire bocca, Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche mala azione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente, come ragione vuole. Ma se si tratta di questioni intorno a parole, a nomi e alla vostra legge, provvedeteci voi, io non voglio essere giudice di codeste cose». E li mandò via dal tribunale. Allora tutti, afferrato Sostene, il capo della sinagoga, lo batterono davanti al tribunale, e Gallione non si curava affatto di queste cose. Quanto a Paolo, egli rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. Come furono giunti ad Efeso, Paolo li lasciò quivi. Egli intanto, entrato nella sinagoga, si pose a discorrere coi giudei, e pregandolo essi di dimorare da loro più a lungo, non acconsentì. Ma dopo avere preso commiato e avere detto che, Dio volendo, sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso.
e sbarcato a Cesarea salì a Gerusalemme, e salutata la Chiesa scese ad Antiochia. Ed essendosi fermato quivi alquanto tempo, si partì percorrendo di luogo in luogo il paese della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Ora un certo giudeo per nome Apollo, oliundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga. Ma Priscilla ed Aquila, uditolo, lo presero con sé e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che lo accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Capitolo 19. Ora avvenne, mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo traversata la parte alta del paese, venne ad Efeso, e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: «Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste?» Ed essi a lui: «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». Ed egli disse loro: «Di che battesimo siete dunque stati battezzati?» Ed essi risposero: «Del battesimo di Giovanni». E Paolo disse: «Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Poi entrò nella sinagoga e quivi seguitò a parlare francamente per lo spazio di 3 mesi, discorrendo con parole persuasive delle cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si indurivano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via dinanzi alla moltitudine, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli discorrendo ogni giorno nella scuola di Tiranno. E questo continuò 2 anni, talché tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. E il Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si partivano da loro, e gli spiriti maligni se ne uscivano. Ora alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: «Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica». E quelli che facevano questo erano 7 figliuoli di un certo Sceva, giudeo, capo sacerdote. E lo spirito maligno, rispondendo, disse loro: «Gesù lo conosco, e Paolo so chi è, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su 2 di loro, li sopraffece e fece loro tale violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questo venne a notizia di tutti, giudei e greci, che abitavano in Efeso, e tutti furono presi da spavento, e il nome del Signore Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. E buon numero di quelli che avevano esercitate le arti magiche portarono i loro libri assieme e li arsero in presenza di tutti, e calcolatone il prezzo trovarono che ascendeva a 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si rafforzava.
Compiute che furono queste cose, Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia. Dopo che sarò stato là, diceva, bisogna che io veda anche Roma. E mandati in Macedonia due di quelli che lo aiutavano, Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora in Asia per qualche tempo. Ora, in quel tempo, nacque non piccolo tumulto a proposito della nuova via, poiché un tale, chiamato Demetrio, orefice, che faceva dei tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Radunati questi e gli altri che lavoravano di cotali cose, disse, «Uomini, voi sapete che dall'esercizio di questa arte viene la nostra prosperità. E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato grande moltitudine, non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei. E non solo v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana sia reputato per nulla, e che sia perfino spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». Ed essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare, «Grande è la Diana degli Efesini!» E tutta la città fu ripiena di confusione, e traendo con sé a forza Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli non glielo permisero. E anche alcuni dei magistrati dell'Asia che gli erano amici mandarono a pregarlo che non si arrischiasse a venire nel teatro. Gli uni dunque gridavano una cosa e gli altri un'altra, perché l'assemblea era una confusione, e i più non sapevano per quale cagione si fossero radunati. E di fra la moltitudine trassero Alessandro, che i giudei spingevano innanzi. E Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva arringare il popolo a loro difesa. Ma quando ebbero riconosciuto che era giudeo, tutti ad una voce, per circa 2 ore si posero a gridare, «Grande è la Diana degli Efesini!» Ma il segretario, avendo acquietata la turba, disse, «Uomini di Efeso, chi è che non sappia che la città degli Efesini è la guardiana del tempio della grande Diana e dell'immagine caduta da Giove? Essendo dunque queste cose fuori di contestazione, voi dovete acquetarvi e non far nulla di precipitato, poiché avete menato qua questi uomini, i quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, ci sono i tribunali e ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualcosa intorno ad altri affari, la questione si risolverà in una assemblea legale, perché noi siamo in pericolo di essere accusati di sedizione per la radunata di oggi, non essendovi ragione alcuna con la quale noi possiamo giustificare questo assembramento. E dette queste cose, sciolse l'adunanza. Capitolo 20. E dopo che fu cessato il tumulto, Paolo, fatti chiamare i discepoli ed esortatili, li abbracciò e si partì per andare in Macedonia. E dopo avere traversato quelle parti e averli con molte parole esortati, venne in Grecia. Quivi si fermò 3 mesi, poi, avendogli i giudei teso delle insidie mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di tornare per la Macedonia. E lo accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, e i tessalonicesi Aristarco e Secondo, e Gaio di Derba e Timoteo, e della provincia di Asia Tichico e Trofimo. Costoro, andati innanzi, ci aspettarono a Troas, e noi, dopo i giorni degli azimi, partimmo da Filippi e in capo a 5 giorni
li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. E nel primo giorno della settimana, mentre eravamo radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, si mise a ragionare con loro e prolungò il suo discorso fino a mezzanotte. Ora, nella sala di sopra, dove erano radunati, c'erano molte lampade, ed un certo giovinetto chiamato Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu preso da profondo sonno. E come Paolo tirava in lungo il suo dire, sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e fu levato morto. Ma Paolo, sceso a basso, si buttò su di lui e abbracciatolo disse: «Non fate tanto strepito, perché l'anima sua è in lui». Ed essendo risalito, ruppe il pane e prese cibo, e dopo aver ragionato lungamente sino all'alba, senz'altro si partì. Il ragazzo poi fu ricondotto vivo, ed essi ne furono oltremodo consolati. Quanto a noi, andati innanzi a bordo, navigammo verso Asso, con intenzione di prendere quivi Paolo con noi, poiché egli aveva fissato così, volendo fare quel tragitto per terra. E avendoci incontrati ad Asso, lo prendemmo con noi e venimmo a Mitilene. E di là, navigando, arrivammo il giorno dopo di rimpetto a Chio, e il giorno seguente approdammo a Samo, e il giorno di poi giungemmo a Mileto, poiché Paolo aveva deliberato di navigare oltre Efeso per non avere a consumare tempo in Asia, giacché si affrettava per trovarsi, se gli fosse possibile, a Gerusalemme il giorno della Pentecoste. E da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della Chiesa, e quando furono venuti a lui, egli disse loro: «Voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che entrai nell'Asia, io mi sono sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei Giudei. Come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando Giudei e Greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ora, ecco, vincolato nel mio spirito, io vo a Gerusalemme, non sapendo le cose che quivi mi avverranno, salvo che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città che legami ed afflizioni mi aspettano. Ma io non fo alcun conto della vita, quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministerio che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio. Ed ora, ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il Regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti, perché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Ed ora io vi raccomando a Dio e dalla parola della sua grazia, a Lui che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti i santificati. Io non ho bramato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano meco. In ogni cosa vi ho mostrato che egli è con l'affaticarsi così che bisogna venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso:
più felice cosa è il dare che il ricevere. Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro, e si fece da tutti un grande piangere, e gettatisi al collo di Paolo lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detta, che non vedrebbero più la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave. Capitolo 21. Ora dopo che ci fummo staccati da loro, salpammo e per diritto corso giungemmo a Cos, e il giorno seguente a Rodi, e di là a Patara, e trovata una nave che passava in Fenicia, vi montammo su e facemmo vela. Giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché quivi si doveva scaricare la nave. E trovati i discepoli, dimorammo quivi 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede in Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partimmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figliuoli fin fuori della città. E postici in ginocchio sul lido, facemmo orazione e ci dicemmo addio. Poi montammo sulla nave e quelli se ne tornarono alle case loro. E noi, terminando la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide e, salutati i fratelli, dimorammo un giorno con loro. E partiti l'indomani giungemmo a Cesarea ed entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, dimorammo con lui. Ora egli aveva 4 figliuole non maritate, le quali profetizzavano. Eravamo quivi da molti giorni quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura, e lo metteranno nelle mani dei gentili». Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore, poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù?» E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo, dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme. E vennero con noi anche alcuni dei discepoli di Cesarea, menando con sé un certo Mnasone di Cipro, antico discepolo presso il quale dovevamo albergare. Quando fummo giunti a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero lietamente. E il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo, e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare ad una le cose che Dio aveva fatte fra i gentili per mezzo del suo ministerio. Ed essi, uditele, glorificavano il Dio, poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei ci sono che hanno creduto, e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati di te che tu insegni a tutti i giudei che sono fra i gentili ad abbandonare Mosè, dicendo loro di non circoncidere i figliuoli e di non conformarsi ai riti. Che deve si dunque fare? È inevitabile che una moltitudine di loro si raduni, perché udranno che tu sei venuto. Fa dunque questo che ti diciamo: noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili teco, e purificati con loro, e paga le spese per loro onde possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è nulla di vero nelle informazioni che hanno ricevuto di te, ma che tu pure ti comporti da osservatore della legge. Quanto ai gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo deciso che debbano astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione.
Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e, dopo essersi con loro purificato, entrò nel Tempio, annunziando di volere compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Ora, come i 7 giorni erano pressoché compiuti, i giudei dell'Asia, vedutolo nel Tempio, sollevarono tutta la moltitudine e gli misero le mani addosso gridando: «Uomini israeliti, venite al soccorso! Questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo, e oltre a ciò ha menato anche dei greci nel Tempio e ha profanato questo santo luogo. Infatti avevano veduto prima Trofimo d'Efeso in città con Paolo e pensavano che egli l'avesse menato nel Tempio». Tutta la città fu commossa e si fece un concorso di popolo e, preso Paolo, lo trassero fuori del Tempio e subito le porte furono serrate. Ora, come essi cercavano di ucciderlo, arrivò su al tribuno della coorte la voce che tutta Gerusalemme era sottosopra. Ed egli immediatamente prese con sé dei soldati e dei centurioni e corse giù ai giudei, i quali, veduto il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno, accostatosi, lo prese e comandò che fosse legato con 2 catene. Poi domandò chi egli fosse e cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, onde, non potendo sapere nulla di certo a cagione del tumulto, comandò che egli fosse menato nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette per la violenza della folla essere portato dai soldati, perché il popolo in grande folla lo seguiva gridando: «Toglilo di mezzo!». Ora, come Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Mi è egli lecito dirti qualcosa?». Quegli rispose: «Sai tu il greco? Non sei tu dunque quell'egiziano che tempo fa sollevò e menò nel deserto quei 4.000 briganti? Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». E avendolo egli permesso, Paolo, stando in piè sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e, fattosi grande silenzio, parlò loro in lingua ebraica, dicendo. Capitolo 22. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. E quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, tanto più fecero silenzio. Poi disse: «Io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi. E perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli che erano quivi, perché fossero puniti. Ora avvenne che, mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, sul mezzogiorno, di subito dal cielo, mi folgoreggiò d'intorno una grande luce. Caddi in terra e udii una voce che mi disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». E io risposi: «Chi sei, Signore?». Ed egli mi disse: «Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti». Ora, coloro che erano con me videro bene la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi: «Signore, che debbo fare?». E il Signore mi disse: «Levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare». E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per mano da coloro che erano con me, e così venni a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano quivi rendevano buona testimonianza, venne a me,
e standomi vicino mi disse: «Fratello Saulo, recupera la vista». Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai, ed egli disse: «L'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed ora che indugi, levati e sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome». Ora avvenne, dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel Tempio fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: «Affrettati ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me». E io dissi: «Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano». Ed egli mi disse: «Va, perché io ti manderò lontano ai gentili». Lo ascoltarono fino a questa parola e poi alzarono la voce dicendo: «Togli via un tale uomo dal mondo, perché non è degno di vivere». Come essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che egli fosse menato dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fine di sapere per quale cagione gridassero così contro a lui. E come l'ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: «Vi è egli lecito flagellare un uomo che è cittadino romano e non è stato condannato?» E il centurione, udito questo, venne a riferirlo al tribuno dicendo: «Che stai per fare? Perché quest'uomo è romano». Il tribuno venne a Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei tu romano?» Ed egli rispose: «Sì». E il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per grande somma di denaro». E Paolo disse: «Io invece l'ho di nascita». Allora quelli che stavano per inquisirlo si ritrassero subito da lui, e anche il tribuno ebbe paura, quando ebbe saputo che egli era romano, perché l'aveva fatto legare. E il giorno seguente, volendo sapere con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, lo sciolse e comandò ai capi sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e menato giù Paolo lo fece comparire dinanzi a loro. Capitolo 23. E Paolo, fissati gli occhi nel sinedrio, disse: «Fratelli, fino a questo giorno mi sono condotto dinanzi a Dio in tutta buona coscienza». E il sommo sacerdote Anania comandò a coloro che erano presso a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: «Iddio percuoterà te, parete scialbata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge comandi che io sia percosso?» E coloro che erano quivi presenti dissero: «Ingiuri tu il sommo sacerdote di Dio?» E Paolo disse: «Fratelli, io non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del principe del tuo popolo». Ora Paolo, sapendo che una parte erano sadducei e l'altra farisei, esclamò nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figliuolo di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio». E come ebbe detto questo, nacque contesa fra i farisei e i sadducei, e l'assemblea fu divisa, poiché i sadducei dicono che non v'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. E si fece un gridare grande, e alcuni degli scribi del partito dei farisei, levatisi, cominciarono a disputare dicendo: «Noi non troviamo male alcuno in quest'uomo. E se gli avesse parlato uno spirito o un angelo?» E facendosi forte la contesa, il tribuno, temendo che Paolo non fosse fatto da loro a pezzi, comandò ai soldati di scendere giù e di portarlo via dal mezzo di loro e di menarlo nella fortezza.
e la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». E quando fu giorno, i giudei si adunarono e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Ora coloro che avevano fatta questa congiura erano più di 40, e vennero ai capi sacerdoti e agli anziani e dissero: «Noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiare cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo. Ora dunque voi col Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il fatto suo, e noi, innanzi che egli giunga, siamo pronti ad ucciderlo». Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne, ed entrato nella fortezza riferì la cosa a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: «Mena questo giovane al tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli». Egli dunque, presolo, lo menò al tribuno e disse: «Paolo, il prigione, mi ha chiamato e mi ha pregato che ti meni questo giovane, il quale ha qualcosa da dirti». E il tribuno, presolo per la mano e ritiratosi in disparte, gli domandò: «Che cos'hai da riferirmi?» Ed egli rispose: «I giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi più appieno sul fatto suo. Ma tu non dare loro retta, perché più di 40 uomini di loro li tendono insidie e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso, e ora sono pronti aspettando la tua promessa». Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. E chiamati due dei centurioni, disse loro: «Tenete pronti fino dalla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea. E abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo al governatore Felice». E scrisse una lettera del seguente tenore: «Claudio Lisia, all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Questo uomo era stato preso dai giudei ed era sul punto di essere da loro ucciso quando io sono sopraggiunto coi soldati e l'ho sottratto dalle loro mani, avendo inteso che era romano. E volendo sapere di che lo accusavano, l'ho menato nel loro sinedrio e ho trovato che era accusato intorno a questioni della loro legge, ma che non era incolpato di nulla che fosse degno di morte o di prigione. Essendomi però stato riferito che si tenderebbe un agguato contro quest'uomo, l'ho subito mandato a te, ordinando anche ai suoi accusatori di dire davanti a te quello che hanno contro di lui». I soldati dunque, secondo che era loro stato ordinato, presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatrida, e il giorno seguente, lasciati partire i cavalieri con lui, tornarono alla fortezza. E quelli, giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, gli presentarono anche Paolo. Ed egli, avendo letta la lettera e domandato a Paolo di quale provincia fosse e inteso che era di Cilicia, gli disse: «Io ti udirò meglio quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori», e comandò che fosse custodito nel palazzo di Erode. Capitolo 24. Cinque giorni dopo, il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un certo Tertullo, oratore, e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Questi, essendo stato chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo, dicendo: «Siccome in grazia tua godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo, o eccellentissimo Felice, con ogni gratitudine.
Ora, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego che, secondo la tua condiscendenza, tu ascolti quello che abbiamo a dirti in breve. Abbiamo dunque trovato che questo uomo è una peste che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo ed è capo della setta dei Nazarei. Egli ha perfino tentato di profanare il tempio onde noi lo abbiamo preso. E noi lo volevamo giudicare secondo la nostra legge, ma il tribuno Lisia, sopraggiunto, ce l'ha strappato con violenza dalle mani, ordinando che i suoi accusatori si presentassero dinanzi a te. E da lui, esaminandolo, potrai tu stesso avere piena conoscenza di tutte le cose delle quali noi lo accusiamo. I giudei si unirono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. E Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose: «Sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, poiché tu puoi accertarti che non sono più di 12 giorni che io salii a Gerusalemme per adorare, ed essi non mi hanno trovato nel tempio, né nelle sinagoghe, né in città, a discutere con alcuno, né a fare adunata di popolo, e non possono provarti le cose delle quali ora mi accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io adoro l'Iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anche io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Ora, dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine alla mia nazione e a presentare offerte. Mentre io stavo facendo questo, mi hanno trovato purificato nel tempio, senza assembramento e senza tumulto. Ed erano alcuni giudei dell'Asia. Questi avrebbero dovuto comparire dinanzi a te ed accusarmi, se avevano cosa alcuno contro a me. D'altronde dicano costoro quale misfatto hanno trovato in me quando mi presentai dinanzi al Sinedrio, seppur non si tratti di quest'unica parola che gridai quando comparvi dinanzi a loro e a motivo della resurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi. Ora Felice, che ben conosceva quel che concerneva questa via, li rimandò ad un'altra volta dicendo: «Quando sarà sceso il tribuno Lisia, esaminerò il fatto vostro». E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma lasciandogli una certa libertà e non vietando ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Ora, alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare». Egli sperava in pari tempo che da Paolo gli sarebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e discorreva con lui. Ora, in capo a 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo fare cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Capitolo 25. Festo dunque, essendo giunto nella sua provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme, e i capi sacerdoti e i principali dei giudei gli presentarono le loro accuse contro a Paolo, e lo pregavano, chiedendo per favore contro a lui, che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi, intanto, avrebbero posto insidie per ucciderlo per via. Festo allora rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partire presto. «Quelli dunque di voi, disse egli, che possono, scendano con me, e se v'è in quest'uomo qualche colpa, lo accusino».
rimasto presso di loro non più di 8 o 10 giorni, discese in Cesarea, e il giorno seguente, postosi a sedere in tribunale, comandò che Paolo gli fosse menato dinanzi. E com'egli fu giunto, i giudei che erano discesi da Gerusalemme gli furono attorno portando contro lui molte e gravi accuse che non potevano provare. Mentre Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare». Ma Festo, volendo fare cosa grata ai giudei, disse a Paolo: «Vuoi tu salire a Gerusalemme ed essere quivi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» Ma Paolo rispose: «Io sto qui dinanzi al tribunale di Cesare, ove devo essere giudicato. Io non ho fatto torto alcuno ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso cosa degna di morte, non ricuso di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare per favore nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo avere conferito col consiglio, rispose: «Tu ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». E dopo alquanti giorni il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. E trattenendosi essi quivi per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo, dicendo: «V'è qui un uomo che è stato lasciato prigione da Felice, contro il quale, quando fui a Gerusalemme, i capi sacerdoti e gli anziani dei giudei mi sporsero querela chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è usanza dei romani di consegnare alcuno prima che l'accusato abbia avuto gli accusatori a faccia e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Essendo essi dunque venuti qua, io senza indugio il giorno seguente sedetti in tribunale e comandai che quell'uomo mi fosse menato innanzi. I suoi accusatori però, presentatisi, non gli imputavano alcuna delle male azioni che io supponevo, ma avevano contro di lui certe questioni intorno alla propria religione ed intorno ad un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivente. Ed io, stando in dubbio sul come procedere in queste cose, gli dissi se voleva andare a Gerusalemme e quivi essere giudicato intorno a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio dell'imperatore, io comandai che fosse custodito finché lo mandassi a Cesare. E Agrippa disse a Festo: «Anche io vorrei udire codesto uomo». Ed egli rispose: «Domani lo udrai». Il giorno seguente, dunque, essendo venuti Agrippa e Berenice con molta pompa, ed entrati nella sala d'udienza coi tribuni e coi principali della città, Paolo, per ordine di Festo, fu menato quivi. E Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest'uomo a proposito del quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me e in Gerusalemme e qui, gridando che non deve vivere più oltre. Io però non ho trovato che avesse fatto cosa alcuna degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato all'imperatore, ho deliberato di mandarglielo. E siccome non ho nulla di certo da scriverne al mio signore, l'ho menato qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo esame io abbia qualcosa da scrivere, perché non mi pare cosa ragionevole mandare un prigioniero senza notificare le accuse che gli sono mosse contro». Capitolo 26. E Agrippa disse a Paolo: «Ti è permesso parlare a tua difesa». Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: «Re Agrippa, io mi reputo felice di dovermi oggi scolpare dinanzi a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei,
principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono fra i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fin dal principio trascorsa in mezzo alla mia nazione e in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fino da allora, e sanno, seppur vogliono rendere testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto fariseo. E ora sono chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre 12 tribù, che servono con fervore a Dio notte e giorno, sperano di vedere il compimento. E per questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quanto a me, avevo sì pensato anche io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo difatti feci a Gerusalemme, e avutane facoltà dai capi sacerdoti, serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li costrinsi con pene a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere. Il che facendo, come andavo a Damasco, con potere e commissione dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino, a mezzogiorno, una luce dal cielo più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udii una voce che mi disse in lingua ebraica: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E ti è duro di recalcitrare contro gli stimoli?» Ed io dissi: «Chi sei tu, Signore?» E il Signore rispose: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili, ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e ai gentili ho annunziato che si ravvedano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano di uccidermi. Ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a resuscitare dai morti, annunzierebbe luce al popolo e dai gentili. Ora, mentre egli diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: «Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno». Ma Paolo disse: «Io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re, al quale io parlo con franchezza, conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi». E Agrippa disse a Paolo: «Per poco non mi persuadi a diventare cristiano». E Paolo: «Piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quali sono io all'infuori
di questi legami. Allora il re si alzò e con lui il governatore Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo: «Quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione». E Agrippa disse a Festo: «Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare». Capitolo 27. Ora, quando fu determinato che faremmo vela per l'Italia, Paolo e certi altri prigionieri furono consegnati a un centurione per nome Giulio della coorte Augusta, e montati sopra una nave adramittina che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone, e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipro perché i venti erano contrari, e passato il mare di Cilicia e di Panfilia, arrivammo a Mira di Licia, e il centurione, trovata quivi una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece montare su quella. E navigando per molti giorni lentamente, e pervenuti a fatica per l'impedimento del vento di faccia a Gnido, veleggiammo sotto Creta di rincontro a Salmone, e costeggiandola con difficoltà venimmo a un certo luogo, detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lasea. Ora, essendo trascorso molto tempo, ed essendo la navigazione ormai pericolosa, poiché anche il digiuno era già passato, Paolo li ammonì dicendo loro: «Uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno, non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Ma il centurione prestava più fede al pilota e al padrone della nave che alle cose dette da Paolo. E siccome quel porto non era adatto a svernare, i più furono di parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice, porto di Creta che guarda a Libeccio e a Maestro, e di passarvi l'inverno. Essendosi intanto levato un leggero scirocco e credendo essi di essere venuti a capo del loro proposito, levate le ancore si misero a costeggiare l'isola di Creta più dappresso. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento turbinoso che si chiama Euraquilone, ed essendo la nave portata via e non potendo reggere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. E passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo avere in nostro potere la scialuppa. E quando l'ebbero tirata su, ricorsero ai ripari, cingendo la nave di sotto, e temendo di essere gettati sulla Sirti, calarono le vele ed erano così portati via. E siccome eravamo fieramente sbattuti dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a fare getto del carico. E il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare gli arredi della nave. E non apparendo né sole né stelle già da molti giorni, ed essendoci sopra non piccola tempesta, era ormai tolta ogni speranza di scampare. Ora, dopo che furono stati lungamente senza prendere cibo, Paolo si levò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto, non partire da Creta e risparmiare così questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon cuore, perché non vi sarà perdita della vita da alcuno di voi, ma solo della nave, poiché un angelo dell'Iddio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco, Iddio ti ha donato tutti coloro che navigano con te. Perciò, o uomini, state di buon cuore,
perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dobbiamo essere gettati sopra un'isola. E la quattordicesima notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico, verso la mezzanotte i marinai sospettavano di essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' più oltre, e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di percuotere in luoghi scogliosi, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando ansiosamente che facesse giorno. Ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave, e avendo calata la scialuppa in mare col pretesto di voler calare le ancore dalla prua, Paolo disse al centurione ed ai soldati: «Se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. E mentre si aspettava che facesse giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state aspettando sempre digiuni senza prendere nulla. Perciò io vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché non perirà neppure un capello del capo di alcuno di voi». Detto questo, preso del pane, rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi rottolo cominciò a mangiare. E tutti, fatto animo, presero anch'essi del cibo. Ora eravamo sulla nave, fra tutti, 276 persone. E saziati che furono, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando fu giorno, non riconoscevano il paese, ma scorsero una certa baia che aveva una spiaggia, e deliberarono, se fosse loro possibile, di spingervi la nave. E staccate le ancore, le lasciarono andare in mare. Sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni, e alzato l'artimone al vento, traevano al lido. Ma essendo incorsi in un luogo che aveva il mare da ambo i lati, vi fecero arenare la nave, e mentre la prua, incagliata, rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò che quelli che sapevano nuotare si gettassero in mare per andarsene i primi a terra, e gli altri vi arrivassero chi sopra tavole e chi sopra altri pezzi della nave, e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra. Capitolo 28. E dopo che fummo scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta, e i barbari usarono verso noi umanità non comune, poiché acceso un grande fuoco ci accolsero tutti a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Ora Paolo, avendo raccolto una quantità di legna secche e avendole poste sul fuoco, una vipera, sentito il caldo, uscì fuori e gli si attaccò alla mano. E quando i barbari videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero fra loro: «Certo, quest'uomo è un omicida, perché essendo scampato dal mare, pure la giustizia divina non lo lascia vivere». Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne risentì male alcuno. Ed essi aspettavano che egli enfierebbe o cadrebbe di subito morto. Ma dopo avere lungamente aspettato, veduto che non gliene avveniva alcun male, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Ora nei dintorni di quel luogo v'erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò 3 giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria.
Paolo andò a trovarlo e dopo avere pregato gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. 3 mesi dopo partimmo sopra una nave alessandrina che aveva per insegna Castore e Polluce e che aveva svernato nell'isola. E arrivati a Siracusa vi restammo 3 giorni. E di là costeggiando arrivammo a Reggio e dopo un giorno, levatosi un vento di scirocco, in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli. E avendo quivi trovato dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni. E così venimmo a Roma. Ora i fratelli, avute nostre notizie, di là ci vennero incontro sino al foro Appio e alle 3 taverne. E Paolo, quando li ebbe veduti, rese grazie a Dio e prese animo. E giunti che fummo a Roma, a Paolo fu concesso di abitare da sé col soldato che lo custodiva. E 3 giorni dopo Paolo convocò i principali fra i giudei, e quando furono radunati disse loro: «Fratelli, senza avere fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, io fui arrestato in Gerusalemme e di là dato in mano dei Romani, i quali, avendomi esaminato, volevano rilasciarmi perché non era in me colpa degna di morte. Ma opponendovisi i giudei, fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però avere in animo di portare alcuna accusa contro la mia nazione. Per questa ragione, dunque, vi ho chiamati per vedervi e per parlarvi, perché egli è a causa della speranza di Israele che io sono stretto da questa catena». Ma essi gli dissero: «Noi non abbiamo ricevuto lettera dalla Giudea intorno a te, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dire male di te. Ben vorremmo però sentire da te quello che tu pensi, perché quanto è a codesta setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione». E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in grande numero, ed egli da mane a sera esponeva loro le cose, testimoniando del regno di Dio e persuadendoli di quello che concerne Gesù con la legge di Mosè e coi profeti. E alcuni restarono persuasi delle cose dette, altri invece non credettero. E non essendo d'accordo fra loro, si ritirarono dopo che Paolo ebbe detta questa unica parola: «Ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: Va a questo popolo e di: Voi udrete con i vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo s'è fatto insensibile, sono divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai gentili ed essi presteranno ascolto». Quando ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra loro. E Paolo dimorò 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti coloro che venivano a trovarlo, predicando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signor Gesù Cristo con tutta franchezza e senza che alcuno glielo impedisse.